Si parla di tanti e tanti anni fa. Quanti anni sono passati? Il primo Capri Hollywood non me lo ricordo. Mi ricordo uno dei primi Capri Hollywood. Forse il secondo, il terzo. Sono partito da Milano per raggiungere Capri. Ma io a Capri ci andavo spesso con Aurelio De Laurentiis perché lavoravo con Aurelio De Laurentiis come produttore e io come artista per la sua casa di produzione, la Filmauro. E allora mi ricordo che Pascal mi invitò, arrivai a Napoli e volevo salire sul traghetto con la mia macchina perché avevo acquistato una macchina nuova, una Citroën Pallas, una Pallas, e purtroppo mi hanno obbligato a non poter salire sul traghetto con la Pallas e così ho trovato un garage al Molo Beverello, vicino al Molo Beverello, e poi ho preso questo traghetto che purtroppo c'era il mare agitato, è stato un viaggio infernale, incredibile, gente che stava male di qui, stava male di là, allora a un certo punto io, che stavo male anch'io, ho chiesto dove si può, ho chiesto a un navigante, un mezzo mozzo marinaio, un navigante, allora, insomma, a un marinaio, devi andare su, 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 allora io vai su, 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 ma il traghetto era peggio perché c'era un forte vento, e ballava tutta destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra. Allora un altro mi dice, che state facendo lì? Ho detto, mi ha detto che questo, no, dovete andare giù, 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 giù. E allora figli, me ne vado giù, 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 e entro dentro in una stanza dove c'era un grande rumore, culo, era sala macchine, la sala macchine, c'era... Pensate che questo traghetto andava ancora con il carbone, le buttavano i secchi di carbone dentro la caldaia, c'erano degli stantuffi che andavano avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Allora mi sono sdraiato lì e mi ho detto, qui è la fine di tutto, io non ce la faccio. Ho cercato di assopirmi, addormentarmi, quando a un certo punto mi vedo una faccia di un macchinista con un fazzoletto con quattro nodi in testa che mi guarda e mi fa «State male!» E io dissi, me lo ricordo, dissi, mi si sono atrofizzate le gambe. E lui mi disse, non preoccupatevi, siamo arrivati. Sono arrivato finalmente a Napoli. Da Napoli sono arrivato finalmente a Capri. E Capri venne ad accogliermi Pascal Vicedomini, che mi diede un appartamento in un hotel su in piazzetta straordinaria. E ho partecipato per la prima volta a Capri Hollywood, e la cosa importante che ho trovato in Pascal Vicedomini un amico sincero con il quale abbiamo legato un'amicizia lunga 25 anni. Guardate che 25 anni sono tanti, è un quarto di secolo. Auguri. Auguri Pascale, Pascalina, Pasca, 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 ti piace il presepe, hai fatto il presepe, devo fare
pure Capri Hollywood è un presepio, sono tutte statuine lì, hai capito? E tu sei il bambino, sei rimasta bambina, che devi fare? Cara Pasquale, Pasqua, continua così, sei solo all'inizio. Vi saluto, me ne vado, che devo fare? Me ne sto a Milano, rinchiuso nel bunker, nel lockdown, lockdown, chissà che cazzo sono sti lockdown, va.